Ben ritrovati con A Tu per Tu in questa seconda puntata del 2019, dell'anno nuovo. Dopo questa prima puntata abbiamo iniziato l'anno in maniera un po' scoppiettante con Maurizio Bianconi, che insomma ne ha dette di ogni, si è tolto non i sassolini, proprio i massi dalle scarpe. Ma detto questo, diamo invece il benvenuto all'assessore alle politiche sociali e poi a tante altre deleghe, lo scopriremo nel corso della trasmissione, del Comune di Arezzo, Lucia Tanti. Grazie mille. Ben trovata, benvenuta. Grazie. E grazie di aver accettato l'invito. Allora, abbiamo una scaletta, un lenzuolo, non è una scaletta. Ma detto no, questo, ma non c'è. Questo, i temi, insomma, un pochino più di stretta attualità, se vogliamo. È l'età, no, non ci si può più fidare della memoria, quindi bisogna cominciare a scrivere. Quindi, ho capito. Non c'è niente. ma te sei giovane, vedi, Detto questo, insomma, i convenevoli a parte, entrando un po' nello stretto dell'attualità, insomma, dei temi di questo momento, siamo ovviamente tutti alle prese con le temperature sotto zero, l'assessore già capirà più o meno da che parte vogliamo andare a parare, questo benedetto dormitorio, che si trova in San Domenico, riaperto tra l'altro dall'assessore Tanti, sì, se non sbaglio, cioè riaperto, aperto sostanzialmente. Con queste poi, modalità aperto. Ecco, non era mai stato messo a disposizione. Insomma, c'è stato veramente un bel po' di polemiche, no? Perché c'è stata addirittura una petizione che l'assessore ha ricevuto, che poi ha deciso comunque di mantenere la propria linea politica, per appunto fare sì che questo dormitorio rimanesse aperto tutto l'anno anziché soltanto nei mesi freddi, quindi d'inverno. C'è da dire, ad onor di cronaca, che noi quest'anno abbiamo avuto, mi sembra, 3 morti, no? Tre, purtroppo, persone senza fissa dimora che appunto sono morti per strada. Ecco, non è sicuramente un segno di civiltà per una città come Arezzo. Non so, ecco, sì, sono state tante le prese di posizione. Direi che sì, sicuramente l'assessore in questo momento è quella che più è esposta anche alle critiche, sicuramente per le sue posizioni, ma anche per, direi in maniera indotta, dal loro alleato che è la Lega, e con quelle posizioni anche a livello nazionale. Piuttosto, penso anche al decreto, piuttosto, certo, al cosiddetto netto, decreto, insomma, sì, sicurezza, penso alla vicenda anche che è terminata forse oggi dello sbarco dei 49 migranti a Malta, che quindi chiaramente anche il Comune di Arezzo, non potendo sicuramente fare altro che accodarsi alle posizioni dell'attuale maggioranza, dove vede Salvini imperare, quindi ha dovuto accettare, quindi aderire criticamente a questo cosiddetto decreto sicurezza, che poi ne parleremo, crea sicuramente invece tanta insicurezza. Per quanto torniamo al dormitorio, così. Sì, però io prima di tutto chiederei all'assessore, sotto un profilo sostanziale, cosa significa fare l'assessore alle politiche sociali in un comune come Arezzo, che ha 100.000 abitanti e, ahimè, il disagio sociale è veramente tanto. L'hai detto te, ci sono venuti fuori 3 morti senza fissa dimora, non è un bel segno. Beh, insomma, siamo seduti tutti gli assessori alle politiche sociali o di coesione sociale, come piace chiamare a me, siamo tutti seduti sopra un vulcano e il calore lo sentiamo forte. È un momento difficile, non da ora, da una decina d'anni, non accenna a finire. E quindi è chiaro che dobbiamo contemperare una serie di esigenze che vanno dall'attenzione, che è la prima delle questioni, alle esigenze umane, quindi alle problematiche delle persone in disagio, nella necessità però di rimettere in cammino chi è nel disagio, quindi non fermarsi al disagio ma trovare delle risposte che possano far uscire le persone dal disagio. Io in genere dico sempre che, facendo questo mestiere, tra virgolette, che mestiere non è, sarebbe riduttivo, bisogna sempre tenere presente che essere buoni è più facile che essere giusti, diceva Vittorio Hugo nei Miserabili. E quindi questo è un po' il taglio che abbiamo cercato di dare in questi 3 anni, perché ormai tali sono. È un impegno che, insomma, che vuol dire essere giusti? Essere giusti vuol dire mettere a fuoco le problematiche insieme alla persona che le ha,
avere un approccio che non guardi al giorno dopo e non guardi soltanto al sentirsi di aver fatto una cosa buona, ma sentirsi di aver fatto una cosa che faccia sì che questa persona possa ripartire da sola. Mi verrebbe in mente il buon samaritano. Poi alla fine accoglie, paga per chi per lei essere giusti sente. Significa anche mettere a confronto quello che si fa uno che toglie qualcosa che, non, che si fa ad un altro oppure no? Anche essere giusti significa valutare le risorse, significa valutare le risposte, significa capire quanto è grande la torta e significa anche tenere insieme che il diritto degli uni non può mai andare ad scontrarsi col diritto degli altri. Il diritto lei condivide quelle affermazioni che vengono fatte continuamente quando si diceva vanno fatti sbarcare 49 migranti e che dall'altro lato diceva, c'è chi dice pensate ai terremotati da Amatrice, le sembra un modo corretto di fare politica, di fare politiche sociali? Mi sembra un modo razionale. Le risorse sono finite, non finite nel senso che sono finite. Ma non finite, le sembra finite. Un modo molto chiaro di mettere l'uni contro l'altri e per potersi poi permettere di fare quello che si vuole, cioè si fa litigare i poveri e si fa quello che ci pare. Sono apparsi anche dei volantini in questo senso, nel quartiere di Saione l'avrà visto, insomma. Sì, secondo me no però, perché noi quando diamo delle risposte dobbiamo intanto capire qual è il nostro ruolo, capire quali sono le priorità e capire se dietro una grande disgrazia, che è quella di queste migrazioni così forti, che nella storia sono ripetute e ripetibili, voglio dire, dagli indoeuropei in poi che si emigra, c'è poi dietro qualcuno che ci guadagna o meno. Sì, ma ho capito, assessore, la lei... Non è che se me lo ridomanda io cambio idea, cioè io credo che sia così. No, lo immagino, ma la vedo molto in difficoltà e questo mi fa piacere, vuol dire che dentro di... No, vabbè, assessore, lei sicuramente ha una posizione politica che deve mantenere, avete un certo tipo di alleato, capisco. Posso interromperti su questo? Il prima gli aretini lo abbiamo codificato prima che Salvini dicesse prima agli italiani. Sì, però è quindi, una linea politica. È una linea politica che è la nostra, poi può non essere convincente, può avere dei punti di debolezza come tutte le linee politiche, però noi siamo in questo momento chiamati a governare la città di Arezzo. Abbiamo moltissimi aretini in difficoltà, noi abbiamo 3.000 persone su 100.000 abitanti che sono censiti, 2.750, che sono censiti dai servizi sociali, secondo più tanti. Problematiche. Questi sono aumentati nel corso del suo assessorato? No, sono rimasti più o meno stabili. Sono cambiate le quote, diciamo così. È un po' aumentato il disagio legato alle dipendenze, di cui si occupa l'ASL, per esempio, insieme a noi in un sistema integrato. Però diciamo il numero fatto totale è quello, poi alcuni equilibri dentro sono cambiati. Molti di questi aretini hanno fatto grande la città di Arezzo qualche anno fa, no? Hanno aperto e chiuso saracinesche, hanno fatto sì che questa città diventasse quella che è diventata. Ecco, io credo che se c'è necessità di dare un aiuto si parte da questi. Ma la scelta ad esempio di, chiudendo il capitolo migranti perché poi magari passiamo appunto al resto, di non accogliere più come fraternita dei laici, quindi non fare più accoglienza, nasce da questo? Cioè dal fatto che o dalle polemiche che mi ricordo insomma furono feroci quando vennero pubblicati i dati, mi sembra che la fraternità incassava più o meno un paio di milioni di euro da questo. Sì, milioni e otto. Milioni e otto, sì. Nasce dall'idea precedente di riportare fraternità alla vecchia sua natura propria origine, che era quella di essere il grande luogo della coesione sociale, no? Fraternità nasce così ormai 1000 anni fa quasi. E quindi questa funzione l'aveva un po' perduta negli anni, quella poca parte che era rimasta dedicata al sociale era tutta dedicata, nella stragrande maggioranza dei casi, al segmento dei migranti. Ci sembrava che concettualmente, culturalmente, praticamente, e su questo ci saranno novità nelle prossime settimane, Fraternita dovesse tornare alla propria origine di soggetto che si occupa anche prioritariamente degli aretini in difficoltà, appunto degli aretini. Però ecco, vorrei concludere quello che dicevo, cioè secondo lei aver fatto sbarcare subito 49 persone toglieva risorse per i terremotati da Amatrice? No, questo no. Certo è che se questi 49 sono l'inizio di un'altra continuità di sbarchi, io mi pongo il problema di quanto poi questo ci costa. Vabbè, comunque la ringrazio per la risposta chiara, insomma. Ecco. Allora, le volevo andiamo dire. No, ma io direi ora sì, andiamo sul dormitorio, però lei ha detto la nostra politica, ora insomma sono già passati 4 anni e 4.
Questo è il quarto. Questo è il quarto. Ce ne rimane. Assessore, assessore, questo... vabbè, ma assessore, in questo mandato. Tre compiuti. Sì, sì, tre compiuti. Parliamoci chiari, lei tre fa compiuti. Politica da sempre. Questo mandato ci è rimasto il 2019, sì, poi. Cioè, non è che se no. Allora, in campagna elettorale praticamente vi siete presentati mettendo dei cartoni di mendicanti e di barboni per le strade, denunciando degrado e insicurezza. Ok, bene, adesso dopo 4 anni, ahimè, questi cartoni si sono sostituiti da esseri umani in carne ed ossa e anche qualche salma. Allora, questa politica ha funzionato? Ha funzionato. Perché noi oggi abbiamo un dormitorio che è accolto dall'amministrazione comunale nei nostri locali e prima non c'era. Quindi chi oggi mi dice lo tieni aperto solo 4 mesi su 12 era chi lo teneva aperto 0 mesi su 12. Noi oggi abbiamo un sistema di coesione sociale che pur vedendo aumentare il disagio non vede aumentare le persone in disagio. Abbiamo avuto 2 momenti tragici, cioè di persone che sono decedute, però io ora su questo una precisazione la voglio fare, perché certo. Nel primo caso la persona che è stata trovata morta vicino alla scuola era una persona che non si può dire essere stata senza una dimora, perché aveva una rete familiare. Io su questo invito sempre molta prudenza, perché chi è morto non c'è più, poi rimangono i vivi. In questo caso c'è un padre e un fratello e una cognata e un nipote che quella persona l'hanno cercata tutto il giorno perché non sapevano dove fosse, che aveva una casa in una comune vicino ad Arezzo, in Umbria, sì. Che aveva un lavoro che poi aveva perduto, ma che aveva una rete familiare. Quella persona probabilmente si è perduta perché aveva dei problemi suoi da un punto di vista, diciamo così, sanitario, non è riuscita a tornare a casa la sera come faceva quasi sempre ed ha avuto un arresto cardiaco e è morto. Allora, era un senza fissa dimora? Non era un mese. Era un senza fissa dimora, aveva una casa, aveva un fratello, aveva un padre, non mi ricordo se anche una madre, aveva un nipote, aveva una cognata. Non era una persona ai margini. Quindi a volte etichettare perché politicamente serve a dire all'assessore, tra virgolette, nemico che ha un morto sulla strada. A me, poi sa, il giorno dopo c'è un'altra giornata e ho altri problemi da affrontare, però c'è quella dignità di quella famiglia che non ha gradito, e lo dico perché lo so, che questa morte sia stata strumentalizzata per dire che la gente moriva ad Arezzo. Senta. Quindi a volte, non dico a lei, perché questa cosa l'ho detta in consiglio comunale, o a te, visto ci si dà del tu sempre, ma a volte ci vuole un po' di prudenza, un po' di educazione alla vita, e ci vuole anche quello che diceva sempre una mia professoressa, che c'è la scienza e c'è la pazienza, prima ancora c'è la coscienza. Assessore, non c'è solo le salme, c'è il degrado, l'insicurezza in molte zone. Scusami, dove... posso fare un inciso sul discorso dormitorio? Noi siamo stati alla Fraternità Federico Bindi, in questo capodanno così molto speciale che lì hanno... uso il termine festeggiato, ma insomma forse non sarebbe neanche tanto corretto. La Presidente ci diceva che per quanto riguarda il dormitorio c'è questa carenza delle docce, cioè non si può fare più di una doccia al giorno. Si può risolvere questo problema, Assessore? Questo è un problema concreto di chi accede sì, certo a che questo... si può risolvere. Loro si sono messi disponibili a darci una mano, stiamo approfittando anche di loro. Ma credo che chi fa volontariato debba essere contento. Però il disagio, se ci si approfitta anche di loro. C'è... E ad esempio per la Fraternità Federico Bindi sarebbe importante che si potesse dare appunto alloggio non solo diurno ma anche notturno a chi accede ai loro servizi. Questo servizio del dormitorio si può ampliare o rimane tale? Allora, questo servizio del dormitorio si può migliorare come tutte le cose della vita, su però dei parametri che politicamente a mio avviso debbano rimanere fermi. Allora, il primo è che è un servizio invernale che si può estendere, perché anche le stagioni hanno cambiato un po' la modalità, quindi nessuno dice, siccome si è detto 3 dicembre, 4 aprile, allora deve essere 3 dicembre, 4 aprile, si può ragionare su un'estensione temporale, ma che abbia una temporalità legata comunque alle temperature rigide. 2, che deve essere un servizio costruito su alcune regole di base, e cioè a dire che noi censiamo chi viene, cerchiamo di seguirlo poi in un percorso che lo tolga dall'idea di essere un problema solo la notte, ecco, perché c'è anche il giorno, è molto difficile. Questo è molto difficile perché poi, insomma, come dire, le lezioni le dà in genere chi poi non ha esperienza sul campo. È un segmento davvero complicato perché si mescolano due cose. Da una parte c'è un disagio di base che è prevalente, dall'altra parte c'è una scelta di vita.
che non sempre secondaria. Allora, contemplare l'uno e l'altro non è una cosa sempre... Questo segretariato che lei ha annunciato di mettere lo a disposizione, potenziamo, cosa sì. farà? Seguirà ad persona, ma mi verrebbe da dire, noi parliamo di 24 persone, quindi è un 22, surplus 20, rispetto agli assistenti sociali? Sì, e ci sarà anche un aumento, abbiamo la giunta alla fine di dicembre, mi pare, o novembre, ha stabilito l'assunzione di altri 2 assistenti sociali nel novero di quelli che abbiamo, perché siamo consapevoli che insomma, questa rete di supporto deve essere potenziata, perché il disagio c'è e quindi è evidente che questo non può che avere una doppia risposta. Più risorse, che abbiamo in questo caso reperito dalla Regione, 235.000 euro in più dedicati proprio a questo tema, e più personale, perché noi oggi abbiamo assistenti sociali che complessivamente hanno circa 200 casi a testa. Ora, 200 casi a testa sono un numero straordinario che è evidente va in qualche modo alleggerito, perché il lavoro che fanno è un lavoro di una difficoltà, di una sensibilità, di un'attenzione. Poi, come tutti, possono a volte sbagliare, però anche lì, quando ci sono situazioni dove la sconfitta è evidente, chi fa sto lavoro la sconfitta un po' la deve mettere nel conto, ed è un dramma, perché poi è la sconfitta di una persona che ha un problema vero, però c'è anche dietro un lavoro che non si sa e che nella quotidianità non emerge. 365 giorni l'anno loro fanno questo. Dobbiamo andare in pubblicità, poi vorrei capire, perché poi le politiche si fanno anche con non solo i numeri in consiglio comunale per far approvare le pratiche, ma i numeri di bilancio, perché ci vogliono i soldi per fare le politiche. Tanto. Vorrei capire quanto in percentuale l'assessorato alle politiche sociali pesa sul bilancio comunale. A dopo. Allora, seconda parte di A Tu per Tu con l'assessore alle politiche sociali Lucia Tanti. Insomma, un assessorato sicuramente difficile, assolutamente molto scomodo, ma insomma mi sembra che non abbia grossi problemi a gestire questa vera e propria patata bollente come sono appunto i servizi sociali. Sì. E insomma, a prendere anche delle scelte. Ci eravamo lasciati prima della pubblicità cercando di capire quanto pesa il suo assessorato nel bilancio comunale, perché da qui si capisce anche come un'amministrazione intende, no? Investire sul proprio territorio, cioè se dare priorità alle strade e alle opere pubbliche. Quanti tagli che... l'assessore ha fatto al sociale, da un punto, cioè il comune sta cercando di ridurre il costo del sociale e esatto. Siete intervenuti in questo oppure avete aumentato le risorse nel sociale? No, abbiamo aumentato la capacità di intercettare risorse da fuori, per esempio prima si faceva riferimento senza fissa dimora, 280.000 euro in più, abbiamo 2 bandi molto forti per quanto riguarda la possibilità di impiegare nel lavoro persone o con disagio economico o con disagio di tipo insomma psicologico o di altro genere, e quindi questa è una voce di bilancio che è aumentata molto nel tempo. Io peso moltissimo, ma non solo... Ma risorse proprie come ce ne mette più o ce ne sta mettendo meno? Ci mette le stesse, a cui aggiunge quelle che recepisce da fuori. Il mio assessorato, e parlo solo del sociale perché poi in realtà c'è un'altra voce di bilancio molto ampia che è quella della scuola, ricordo solo che il bando per la refezione scolastica sono 6 milioni di euro, e quindi siamo su queste cifre, è il bilancio più pesante dopo quello del personale, che in tutti gli enti è, e che non sono mai soldi buttati, perché il personale quando lavora bene sono quegli assistenti sociali di cui si diceva prima. Insomma, a me rimproverano di essere un assessore ricco tra virgolette, io sono contenta perché sono tutte ricchezze che rispetto al bilancio non vedo, ma vanno in servizi. Se poi mi dici che ci vorrebbe qualcosa di più, ci vuole sempre qualcosa di più. Una cosa vorrei, poi si chiude questo argomento. Lei in molte interviste ho sentito, ho letto che parla, non vuole questo dormitorio aperto, anzi prima sembrava che non lo volesse per niente, poi non voleva, vabbè, comunque dopo è stato aperto il dormitorio, l'ho aperto io, quindi ora sì, se no dopo è stato aperto, però l'ho sentita dire più volte che lei non vuole che diventi attrattivo per altre persone che vengono da fuori. Assolutamente. Cosa significa questo? Perché a parte si parla di 24 posti letto, e in ogni caso, quindi se ci può spiegare questo, e poi
Perché non tenerlo aperto tutto l'anno? Che vuol dire? Che cioè in base alle stagioni, ma perché le fa piacere che una persona, chiunque sia, anche d'estate dorma in terra, in una strada, in un parco, cioè che senso ha? Allora, noi vinceremo la battaglia quando non avremo bisogno del dormitorio, perché vorrà dire che le persone che non hanno una rete hanno accettato di avere un aiuto continuativo, che però è un dare e un avere, perché vede, il dormitorio funziona così, il nostro un po' di meno, ma in genere funziona così: ti accolgo la notte dalle 20 alle 8, poi dalle 8 alle 20 non controllo e non ti aiuto a smettere di bere, non controllo, non ti aiuto a smettere di fare uso di sostanze stupefacenti, non controllo e non ti aiuto nel capire come gestisci le ore diurne. Allora, bisogna essere un po' brutali, però la verità, gliel'ho spiegato. Io non accetto la cosa di essere un albergatore notturno di gente in disagio. Io ho il dovere di far sì che quella persona in disagio rientri in un contesto di vita che possa essere per lui prima di tutto dignitoso e per la comunità sicuro. So che è un dato politico, ma per me la coesione sociale e la sicurezza non si possono mai e poi mai scindere. Quindi il diritto di avere un posto letto è il diritto anche della signora Maria, che non so chi sia, di non inciampare a mezzogiorno davanti a uno che ha bevuto parecchio e che non vuole smettere di bere. Io queste due cose le tengo insieme. Sì, ma cosa state facendo? Perché intanto ho aperto un dormitorio. Sì, bene, allora seguiteli anche durante il giorno. Cosa state facendo? Lei è un avvocato, sa che non esiste la coercizione rispetto alla libertà individuale. Se una persona decide di bere, decide di fare uso di sostanze stupefacenti, decide di essere un problema per questa città, per me questa persona se ne va. Non possono essere nemmeno obbligati a essere seguiti dal CERT? Assolutamente no. Ah. Quindi l'obbligo ad essere aiutati non c'è, c'è la disponibilità. E allora si fa molta giusta, corretta demagogia, l'accetto perché fa parte di questo mestiere, ma non ci sarà nessuno al mondo che mi farà fare un millimetro indietro rispetto al fatto che si contempera la dignità di chi ha necessità e il dovere di chi ha necessità di stare in dei percorsi che comunque sono un vantaggio per tutta la comunità. Perché lo stesso cittadino che si risente giustamente quando vede una persona nel disagio e ha diritto a risentirsi, è lo stesso cittadino che ha il medesimo diritto quando torna a casa di non inciampare in un ubriaco. Allora, andiamo sulla scuola, perché poi il tempo è tiranno. L'ultima cosa, come mai non ha mai voluto aderire alla richiesta della formazione di un tavolo di concertazione sulla povertà? Noi abbiamo il tavolo. No, attualmente non c'è. C'è un tavolo che si chiama di solidarietà, che tavolo permanente dove fanno parte tutte le associazioni che operano, in cui l'amministrazione ascolta anche chi opera tutti i giorni sulla strada per sapere cosa succede, e so che è stato chiesto, viene chiesto continuamente, ma lei non ha mai voluto aderire. Perché non lo so, io sono l'assessore, faccio 950 ricevimenti l'anno, di cui molti sono gli operatori tavoli sono all'IKEA, la politica è fatta di azioni e quindi possiamo fare un osservatorio, questo semmai sì. Ma i tavoli che fanno, come dire, pubblicità a chi ci va non mi interessano. Senta, c'è stato un allarme importante che ha lanciato Andrea Dalla Verde in una trasmissione Caritas, no? Sì. Quindi lei sa che una delle mense, tra l'altro quella di Ruscello, credo che sia stata chiusa per un problema che adesso non possiamo raccontare, ma insomma è stata chiusa. Andrea Dalla Verde dice nella nostra trasmissione: ci hanno lasciato soli. Ora, non sarà solo il comune ad averli lasciati soli, perché Caritas ovviamente ha una matrice, no? Ben precisa. Lei secondo, trova che sia corretto questo grido di allarme o no? Ma se l'ha detto, io non l'ha detto a me, quindi io in genere rispondo quando mi si fa le domande personali. Dico che il servizio di sostegno alla povertà alimentare della città di Arezzo ha un costo di 31.000 euro, di cui il comune se ne accolla 25.000. Quindi che vengono destinati alla Caritas. Okay. Che ha anche un giustamente supporto di altri 40.000 euro per un progetto a sostegno delle famiglie in difficoltà che si affiancano rispetto a quello che fa già il servizio sociale. Quindi 31.000, 25 su 31, non mi sembra proprio. Allora, veniamo all'assessorato. Poi si può fare sempre meglio.
che pesa, diceva l'assessore, sul bilancio, forse sì, probabilmente più di quello del sociale, che è appunto la scuola. No, pesa meno. Meno? Meno. Economicamente sì, ma per dare una misura si diceva solo 6 milioni di euro il bando per la refezione. Ah, ecco, ok. Allora, io ricordo, era nei primi mesi, insomma, che lei era assessore, che c'era questa diatriba sulle maestre, gli asili, quella, se non sbaglio, è stata risolta, c'erano delle liste di attesa che poi non... Noi abbiamo adesso fatto, non ci sono più. Abbiamo mantenuto due impegni, uno è stato un più facile e uno più difficile. Quello più facile è stato azzerare nella sostanza le liste di attesa, questo perché c'è un sistema che però non ho inaugurato io, era già stato... avviato, non completato ma avviato sì, che era il convenzionamento, cioè oggi non c'è nessun servizio educativo della città di Arezzo che sia fuori dal grande abbraccio dell'amministrazione. I servizi educativi sono molto complessi perché una parte li eroghiamo noi direttamente, una parte li eroga il privato, diciamo così, sociale in convenzione con noi, in parte gli offre il privato e in parte li offre lo Stato. La somma di tutti questi posti, diciamo così, oggi ci dà liste di attesa zero, il che è un buon risultato, dovuto anche, perché bisogna essere onesti, al fatto che le nascite sono diminuite, perché se no ci si fa brelli e bravi di cose che non sono soltanto merito nostro. La cosa sulla quale invece io ci metto il carico del merito, e devo, non mio, ma della Giunta, in particolare del Sindaco e dell'Assessore Magi, per la verità, è stata aver mantenuto quell'impegno fin dall'inizio di non diminuire il personale educativo del Comune di Arezzo, quindi andando ad assumere ogni volta che scattava un pensionamento. Noi abbiamo fatto un numero di assunzioni che ormai è intorno alle 20, che vuol dire che questo assessorato, o meglio, che solo questa parte di assessorato ha di fatto assunto più di un terzo di tutte le assunzioni che la Giunta Ghinelli ha fatto da quando è in carica. Quindi l'idea di non disperdere, di investire nel modello educativo si è tradotto in assunzioni di personale piuttosto cospicue. Abbiamo fatto anche un concorso, 700 persone da tutta Italia per 4 posti, che ci ha permesso di avere una graduatoria, per cui questo vuol dire che oggi questo è un comune che ha dato una risposta anche a chi ha una professione e cerca un lavoro, perché poi quando assumi dai un servizio ma dai anche un lavoro stabile, sicuro, certo. E una cosa volevo aggiungere su questo, prima mi sono dimenticata, quando si parlava delle risorse sul sociale, quando l'assessore Merelli, assessore al bilancio, insieme al sindaco, insieme alla giunta, tiene la pressione fiscale di questo comune piuttosto bassa, quando questo comune abbassa la Tari, va bene? Fa politiche sociali? Penso di sì, perché noi abbiamo un numero di persone in disagio e quelle sappiamo che sono. Ma la base in base al reddito o linearmente a tutti? In base al reddito, ma la bassa comunque. Il complesso è che noi abbiamo una pressione fiscale, è un sistema proporzionale, e la Costituzione, io l'avessi scritta l'avrei fatta forse anche diversa, però siamo all'interno di un paese che ha nella proporzionalità e nella perequazione impostato il sistema fiscale. Quindi questo noi altri, la Repubblica Libera di Arezzo, non si può fare, un po' mi dispiace anche. È un po' mi dispiace. Comunque noi abbiamo, assolutamente sì. Noi abbiamo un sistema di imposizione fiscale in questa città per la parte municipale che è molto molto basso. Allora, faccio politiche sociali così? Certo che sì, perché il mio cruccio, sapete qual è? Non sono solo i 3.000 retini che seguiti, sono nelle dai. Liste di chi ha bisogno, ma sono quegli altrettanti mila retini in quella zona grigia che per abitudine, che per dignità, che per incapacità di capire, di sapere che il disagio lo sta aggredendo, non si fa vedere. Allora, abbassare le tasse è una scelta sociale? Altro che sì. Ora il governo centrale vi darà una grossa mano, sia perché ha detto che ha abolito per legge la povertà, ma ora con il reddito di cittadinanza vi toglierà anche il lavoro, no? Io ho un amico al governo e uno che non conosco, quindi... Va bene. Veniamo a questa benedetta supermensa, sì. Perché poi il tempo è tiranno. Allora, adesso, no, in questo mese, sì, o giù di lì, dovrebbero iniziare gli incontri, sì, di ascolto con questi genitori, che sono agguerritissimi, l'avrà già verificato, cioè proprio non ne vogliono sapere di andare incontro a questa supermensa, tant'è che hanno regalato la calza della Befana all'assessore con la pasta scotta, credo, una cosa di questo tipo. Detto questo, sono stata in collegio tanti anni, ecco, esatto, non so di che si parla. Ma comunque, battute a parte, ecco, sì, i genitori dicono che insomma sarebbe un passo, insomma, in negativo sulla qualità, soprattutto non solo
proprio dal punto di vista, come dire, del gusto, ma anche educativo, perché avere una mensa all'interno di una scuola può portare a percorsi appunto educativi, ludici, che non averla ovviamente non allora, toglierebbe. Facciamo una fotografia. Intanto non solo i genitori, è una parte di genitori. Io ho dedicato dicembre all'ascolto. In questo momento sul tavolo ci sono 4 proposte, perché poi non è che chi fa rumore ha più ragione. Ah, non so. Ci sono 4 proposte. Una è quella del project che abbiamo in qualche modo proposto come amministrazione, perché non sarebbe corretto dire che per esempio per me questa non è la soluzione migliore, se no non la proponevo, no. Ed è il processo però sarà irreversibile solo se e quando faremo il bando, quindi siamo ancora in una proposta, diciamo così, di assunzione e di valutazione. Comunque c'è la proposta del project, quindi una super mensa affiancata da altre 3 mense che rimangono delle 12 presenti. Perché sono quelle dove ci sono i lattanti. Sono quelle dove ci sono i lattanti. Mm. Io ricordo che in questo momento noi abbiamo 58 punti di erogazione e 12 mense, quindi la storiella che ogni scuola ha una mensa, sì, vabbè, è letteratura. Io dico sempre che il libro cuore è un bel libro, però è un libro cuore. Cioè non è che noi oggi abbiamo una mensa per ogni scuola, noi abbiamo 12 punti di cottura per 58 punti di erogazione, di cui questi 12 punti di cottura 6 pensano solo per sé, quindi 6 sì, c'è il libro cuore, quell'altri 6 pensano per tutti quegli altri, quindi siamo già in un sistema di come dire, di veicolazione. Mense che sono più vecchie di me, che sono del 78, e che mense che sono state fatte tra gli anni 70 e gli anni 80, quindi abbiamo mense di 40 anni e più, e forse questo sarebbe un altro tema da valutare. La proposta del comitato della Befana è una proposta che dice questo, potenziamo le 12 piccole mense, ed è una proposta. La seconda proposta di un altro gruppo di genitori che ho ricevuto è quello di no, superiamo le 12 piccole mense, facciamone solo 6, cioè manteniamo le 6 che sono riconducibili ai 6 istituti comprensivi, sono 6 ad Arezzo. Che quindi già veicolano? Che quindi già veicolano, okay. Tutti veicolano, perché 58 no, certo, mense sì. Non l'ha chiesto nessuno, neanche quelli che fanno le calze. La quarta proposta invece è quella di ok la supermensa, ma non attraverso il metodo e il modello del project. Quindi noi siamo detto a dicembre ascoltiamo e queste sono le 4 proposte. Perché dal project poi non si tornerebbe indietro. Dal project non si torna indietro, certo. Io faccio l'esempio della piscina comunale. Esattamente quello. Il project ha un tempo molto lungo. Il project ha un tempo molto lungo. Sono le quattro proposte. Ora, che succede ora? Allora, noi sarà detto dicembre ascoltiamo, intanto cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che c'è per esempio chi è d'accordo alla supermensa come modello e però vorrebbe farla in un altro modo, che è stata una interessante scoperta. A gennaio noi ci dobbiamo confrontare sulle proposte. Allora, la proposta del project è stata depositata negli uffici del comune, mi pare intorno al 20 di ottobre. Noi dal 20 di ottobre al 20 di dicembre, noi gli uffici, poi scatta la solita modalità, no? Viene nominata una commissione, viene nominato un esperto esterno, sta nel codice degli appalti, l'ho detto io, ha fatto una valutazione tecnica del progetto dicendoci tecnicamente ci siamo, poi la scelta politica può essere anche no, ma insomma tecnicamente ci siamo. Io ho preso un impegno, perché a me viene l'idea che forse l'ho presi più sul serio io, per più di quanto non si siano presi sul serio tra sé, è questa, va bene, mi fate altre 3 proposte. Va bene? Io le analizzo tutte e 3 con lo stesso metro e la stessa misura. Quindi la proposta del potenziamento delle 12 mense, noi la stiamo valutando con gli stessi uffici che hanno valutato la proposta del project, che ovviamente nel momento in cui però, valutano 12 valutano anche le 6. Però nella proposta del project c'è sicuramente un elemento di economicità che non potrà essere, sarà molto più concorrenziale rispetto al potenziamento delle 12 mense, questo lo dicono i genitori, non lo dico io. E un comune, siccome è un comune ma non è un imprenditore, dovrebbe a volte, se il caso lo permette e lo consente, fare scelte anche anti-economiche ma più sociali. Questo è il grande tema, se mi posso permettere di aver capito quello che dicono i genitori. Però poi alzo le mani ma, e ovviamente... Insomma, si può dire tutto. Io adesso ho una valutazione tecnica. Che un assessore tecnica. Possa fare anche una scelta anche anti-economica ma più sociale? Ah, assolutamente, sì, sì. Poi basta alzare qualche un po' la leva fiscale, si fa tutto nella vita. Cioè tutto si può fare. No, proprio tutto no. Perché no, per esempio c'è qualche cucina che se l'allargo vado in mezzo alla strada. Ecco, appunto, quindi voglio dire, c'è anche una valutazione urbanistica. Comunque, loro mi hanno fatto una proposta. Potenziare le 12.
Va bene, la stiamo valutando. Se però tu me lo dici il 28 di novembre, mi ricordo perché era il giorno prima del mio compleanno, e mi ci vuole 2 mesi a valutare il project, non mi ci può valere 2 ore, se ti prendo sul serio, a valutare la tua proposta. Ecco perché io non so per malo sapere niente, ma l'unica cosa che mi ha stonato in tutta sta storia è che si debba dare una risposta ad una domanda seria in pochi giorni. No, allora, se la domanda è... Allora, se poi invece di essere una proposta, una provocazione, sono nato in una famiglia di una ironia che... voglio dire, non mi ci arrabbio, però se la proposta è una proposta vera, io esigo, ho il diritto e il dovere di avere il tempo di valutarla. Non ci posso mettere 2 ore. C'è stato un genitore che le ha chiesto, perché ne avrebbero diritto, noi no, ma insomma io l'ho chiesto, sì. Vediamo se ci dà risposta, di cosa contengono queste prescrizioni della ASL che a sua detta storicamente nel tempo sono state... Una per esempio è che nel frattempo è cambiata la normativa, per questo Davide lo sa forse meglio di me, e che sulla dimensione degli spazi sono cambiate le metrature, cioè quella che era una metratura adeguata, ma perché è cambiata? Non perché le vogliono più grandi, ma perché per esempio agli anni 70 e 80 la sensibilità sui pasti paralleli per i celiaci, certo, per le persone c'era. Con delle patologie, per pasti per esempio che tengano conto dei vegetariani, dei vegani, trovo che sia una follia, però la legge ci impone, cioè non ci sono, non c'erano all'epoca alcune prescrizioni, alcune mi verrebbe da dire proprio da diritto leguleio, altre invece proprio da diritto reale, cioè fatto di tener conto di fare pasti diversi e divisi anche rispetto a chi oggi ha delle patologie, che con cucine che hanno delle metrature che all'epoca erano adeguate, oggi no, ecco perché noi non dobbiamo dire che dobbiamo adeguare, noi dobbiamo proprio ampliare nella sostanza tutte e 12 le piccole cucine, e io cucine in mezzo alla strada non le posso fare, però questo non lo so ora, quando, e saremo intorno alla metà di gennaio, quindi nella prossima settimana, l'ufficio opere pubbliche avrà anche valutato questa proposta, che poi questa tiene insieme anche le 6, perché le 6 sono sulle 12, quindi è abbastanza semplice, avremo vedremo. Una risposta, bene. Detto questo, siamo andati anche e tornerò via. Ho fatto una fila lì, un vocabolario di greco. Il suolo non è stato spiegato del tutto. Quindi, grazie, insomma, grazie a voi. All'assessore Lucia Tanzi per la sua presenza. E noi ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci. Buonasera a tutti. Arrivederci.